Oh, chiamiamo il comico bravo a salire sul palco! E io vi chiedo di continuarlo, Cuneo, perché tutto per loro, i miei predecessori. C'era Andrea Porello, un applauso per Andrea Porello, con questa felpa cappucciata color zabaglione, elegantissima. Andrea Porello, l'hai visto con questa faccia acqua e sapone? È il figlio che ogni madre vorrebbe disconoscere, Andrea Porello, e lui. E poi c'era Alessandro Cerato con questa giacca imbarazzante. E ve lo dice uno vestito come un venditore di Treccani, ma su questo poi ci torniamo. Alessandro Cerato, Andrea Porello, ma soprattutto l'applauso è per loro, gli eroi della Birrovia, a cui chiedo uno scroscio di applausi, Michele, Giovanni e tutti i ragazzi dello staff. Dio li benedica. Voi avete la fortuna di poter venire qua ogni giorno, io devo venire da Rimini. Devo aspettare che Alessandro... Sto urlando troppo? Sono un artista sovvenzionato dalla lobby Amplifon, una lobby potentissima, per cui vi sfondo i timpani, voi domani correte al centro Amplifon più vicino e io cago soldi, e io cago tanti soldi. Facciamo un passo indietro, dicevamo, voi avete la fortuna di venire alla Birrovia ogni giorno, io devo aspettare che mi chiami Alessandro Cerato, e non è così facile essere invitati da Alessandro Cerato, perché c'è tutto un così prontuario da seguire, bisogna prima minacciarlo di morte, poi fargli quelle telefonate a mezzanotte col fiatone, Cerato chiama, poi prendergli la mamma in ostaggio, rinchiuderla con le fascette bianche nel bagagliaio di un'auto, insomma è un lavoraggio, ragazzi, beati voi che potete venire qua. Abbiamo tutti mangiato la Birrovia? Sì. Se sì, alziamo la mano. Sì, Cerato, sì. Chi ha mangiato la Birrovia, alzi la mano. No, ragazzi, poi sono tutto vostro, che ho capito che il vero party è laggiù in fondo. Vi ho spiato, vi ho rinviato, ho capito che è lì che cagate divertimento, sto per arrivare. No. Chi ha detto no? L'ho urlato troppo. Tipo, scusami? Voglio dire, chi sono io per biasimarti? Il no era relativo al fatto che lì non ci si diverte o che è meglio se non vengo, perché mi diceva... No, ci prendi di mira. Io prendo di mira qualcuno? Questa cosa non si è mai verificata. Come ti chiami? Mai nella storia. Come ti chiami? Si chiama... È un nome anche facile da ricordare. Come ti chiamano in famiglia? Lucilla. Lucilla, è un nome romano, è un nome bellissimo, è un nome importante, da matrona. Lucilla cara, cosa hai mangiato qui stasera? La pizza, 4 formaggi rossi. Buono. Lucilla, allora qui mi poni davanti a due cose che vorrò dire entrambe. Adesso guarda, io volevo dire una prima puttanatina così, veloce per scaldare un po' l'ambiente, poi arriviamo alla seconda. Anch'io, quanti hanno mangiato qui? Scusate, perché dopo Lucilla catalizza l'attenzione. Quasi tutti, io ho mangiato le polpette. Tu cosa? Sì. Una pincia. Io non posso mangiare pince, questo fa parte della seconda cosa. Io ho mangiato polpette, le polpette migliori, Michele, è giusto che tu lo sappia, che io ti ho mangiato fuori da casa mia. Cioè, quelle della nonna sono lì, poi ci sono quelle di Michelone Nostro, la Birrovia. Dice Alessandro, erano buone? No, di più. Allora erano buonissime? No, di più. Quelle polpette erano talmente buone che non meritano di essere cagate. Ecco la verità. Non è giusto che finiscano in merda con tanta facilità. Bene, bene. Giovanni lo può confermare, motivo per cui dopo la polpettina ho chiesto che mi portassero un risottino in bianco, una mela grattugiata e una limonata che stringono, perché è giusto che quella polpetta rimanga dentro di me il più possibile, se lo deve guadagnare l'intestino cieco, se lo deve guadagnare. Deve fare la stessa fatica che farebbe un Marines paraplegico che si ritrovasse a fare il passo del giaguaro su un pavimento antistruccio, con lo stronzo che lì, che
che cerca e non ce la fa. Quella è la fatica che deve fare la polpetta di Michele. Bravo! Oh, dice, non ci vediamo da 2 anni, come butta. Allora, questo è il mio tavolo preferito. Voi siete meravigliosi, no? Voi due siete meravigliosi. Voi avete la faccia di due che sono qui perché hanno perso una scommessa. Di la verità, quasi, ci sono un po' vicino, però di la verità. Cosa ti hanno detto? Che tu hai questo dolce vita nero, bellissimo. Scusa, è blu, io sono anche mio, ed è tutto buio, capisci che era facile ingannarsi. Blu, blu, hai ragione. Ma blu oltremare, blu navi, blu cobalto, come? Ah, facile allora cacare solo il cazzo. Come ti chiami? Gennaro. Cosa ti hanno detto che c'era stasera? Una serata. E questo voglio dire, dalla notte dei tempi succede questo, c'è il giorno e poi c'è la sera, quindi era facile che i tuoi amici ti avessero detto la verità. Sì, sì. A me, questa è una cosa bellissima, per esempio c'erano i Maya che erano intrippati malissimo, cioè il Maya da che era al mondo sapeva perfettamente che c'era il giorno e c'era la notte, ma ogni notte che Dio o gli dèi ha mandato in terra, loro non erano così sicuri che il giorno dopo ci sarebbe stato il giorno. E quindi cosa ti fa il Maya, persona scrupolosa? Dice: ingraziamoci il favore degli dèi, così dopo questa notte ci mandano un altro giorno. Bene, bravo. Bis Maya. E come ti ingrazia la divinità? Il giorno facendo sacrifici umani. Quindi migliaia di persone morte ammazzate perché questi poracci o questi porelli, facendo un grande riferimento e omaggio al comico prima di me, ammazzavano male perché avevano paura che il giorno dopo non sorgesse il sole. Questa cosa non andava detta, era poi il momento storia precolombiana della serata. Gennaro caro, cosa ti hanno detto che c'era stasera? Se hanno detto un comico hanno mentito, è evidente. Cosa ti hanno detto che c'era? Una serata carina. Come carina, fighissima. Guarda Cerato che se la prende. Ora, io mi metto nei panni di quello che tanto viene pagato ugualmente, quindi mi permetto di dire il cazzo che mi pare. Gennaro caro, tu sei al tavolo con 2 ragazze che, se la vista non mi inganna, sono 2 tronchi di fica clamorosi. La domanda sorge spontanea: perché sei qui con noi stasera e non a sifonarti una delle 2 o anche tutte e 2 nel sedile posteriore della tua auto o in una garçonniere nella provincia di Cuneo? Perché sei qui secondo noi? I casi sono 2: o sifoni talmente male che le ragazze hanno preferito la birrovia, grazie amiche, spartiamo il cachet, oppure cosa? Lo so, benvenuto nel club. Allora abbiamo tante cose da dirci, Gennaro caro. Luci, ti ho? A me? Sì? Ok. Bene. Torniamo a noi. Dice, Ciaci, lei è stato qui 2 anni fa. Attenzione che è arrivato colui il quale comanda qui dentro, per cui io prono nei confronti del potere, mi metto in ginocchio e dico: maestro, ben arrivato, io sono un vigliacco, è evidente che con questo giravita non posso permettermi di sfidarti a braccio di ferro. No, come ti chiami? Domenico, ti prego, vieni un attimo qui, vieni qui, 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 solo una cosa, mi servi a fini drammaturgici, non picchiarmi, mi serve solo per dire una cosa, per dire chi dei 2 ha riuscito nella vita. Vieni qui, Domenico, posso chiamarti Mimmo, Mimmo nostro, vieni qui, sarà rapido, alzati solo in piedi. Siamo tutti d'accordo che io di Mimmo nostro potrei essere tutto al più le radiografie? Eh? Oh, questo è il punto. Basta così. Questo mi prendeva a dire. Basta così. Cioè, capisci?
io non posso venirti a cacare il cazzo perché tu basta che fai così, potrò essere le tue lastre tutt'al più. Dice Domenico, non venga in ospedale, chiamiamo Ciaci che è tutto ossa, lo prendiamo su di lui il fianco. Come andiamo a Cuneo, non ci vediamo da 2 anni. Cosa è successo in questi 2 anni? Niente. Niente. Allora io parlo per me, è evidente da come sono venuto vestito qui stasera, che io dall'ultima volta che sono venuto alla birreria ho iniziato a rubare i vestiti ai morti. Sì, è vero, perché non posso minimamente permettermi un cachet che mi permette di vestirmi così. Per cui io cosa faccio? Pago profumatamente un infermiere dell'ospedale di Rimini che mi chiama quando muore un libero professionista, mi chiama Ciacci Ciacci, venga un notaio, un completino blu, una grovata regimentale elegantissima. Io arrivo, zacchete, li metto e poi faccio finta che con questa cosa della comicità sta dicendo bene. Non sta dicendo bene. Tu come ti chiami? Maurizio. Maurizio. Cosa fai nella vita? Il commercialista. Maurizio è accompagnato dalla sua signora Lisa. Chi è invece la minchia che è venuto da Rimini solo soletto dopo aver rubato un vestito ai morti? Io. Questa cosa della stand up sta dicendo sempre peggio. Vorrei regalare in questo momento così di questo è un po' il momento prologo della serata. Durerà 2 ore, ma rimarrà comunque un momento prologo. 2 fatti veri. Mi sono esibito recentemente a Bologna ed è stata la serata più allucinante della mia vita, perché fatto vero, al netto del mio spettacolo sono successe queste 2 cose. La mattina dopo, ti chiami? Simona, la mattina dopo mi sveglio, mi trovo un messaggio su Messenger e morissi qui se ti dico una vaccata. Una ragazza che mi dice: Alessandro, ieri sera ero venuta al tuo spettacolo con il mio fidanzato. Mimmo, senti cosa mi dice. Vorrei che tu sapessi. Ormai sì. Ormai sì. Ormai sì. Mi offenderei tantissimo se non fosse così. Mimmo, la ragazza, non posso fare il nome perché è esistente per davvero, mi dice: Alessandro, voglio che tu lo sappia, appena sono tornata a casa ho lasciato il mio fidanzato. Così, tra capo e collo, zac. Io dico, ma no, sarà uno scherzo, fa, no, no, certo, c'erano un po' di problemi da tempo, ma io dopo il tuo spettacolo ho mollato il mio ragazzo, perché a un certo punto tu hai fatto delle battute per cui io mi sono scompisciata, mi sono girata verso di lui e ho visto che non rideva. Per cui ho detto, se non ridiamo delle stesse battute non può funzionare fra di noi, e l'ho lasciato. Mettiti nei miei panni, Mauri. Ho detto, ma scusa, perché me lo stai dicendo? Perché devo pagare i contributi, gli alimenti a qualcuno? Devo intervenire? Cioè, questa cosa è devastante. Io poi mi sono fermata a ragionare e ho detto, aspetta, se lui non rideva le battute, questa cosa qua, se lui non rideva le battute, se lo merita. O no, Mimmo? Cazzo, fai una battuta e loro non ridono, tu cosa fai? Li prendi a cartonate, li usi tipo pignatta, bastonate, come quei compleanni dei tardi anni 90 che prendevi e bastonate la pignatta e scendevano le caramelle. Allora se lo merita. Fallo, ti prego, fallo. Ma infatti questo era un momento Ciacci per il sociale. Amiche o amici, se vi siete un ciccinino cacati il cazzo del vostro partner o della vostra partner, approfittatene. Cioè rimanete seri seri, tipo volto espressionista, volto da film Murnau, tipo urlo di mio, così tutta la sera. Così la vostra ragazza capisce che non ce ne vi pianta e voi tornerete a Ugelli di Bosco fuori, liberi, e la vita vi sorride. La cosa peggiore è il secondo fatto. Finisco lo spettacolo, scendo in platea per andarmi a cambiare. Mi avvicina un ragazzo. Mauri, non mi sto inventando niente, santo è Dio, è successo per davvero? Mi avvicina questo ragazzo e mi dice: Alessandro,
Grazie. Io penso, o ha detto troppo o troppo poco. Facciamo una piccola nota a piedi pagina. Ciacci, su cui torneremo, deriva da ciacciare, un verbo realmente esistente sul dizionario della lingua italiana, e sta a significare ciacciare in senso etimologico largo. Fermi tutti, fermi tutti. Mauri, ricordami senso etimologico ampio. Luci, dimmi tutto. Adesso vengo a ciacciarti tutto, cazzo. È vero, ma tu sei una letterata, io l'avevo capito fin dal principio. Intanto posso dire una piccola cosa che mi è appena venuta in mente. Per fortuna, e Cerato sa che la verità, per fortuna prendo degli antiepilettici, perché sta luce che cambia continuamente colore a un certo punto avrebbe destato dei problemi al mio sistema psicofisico. Che fortuna! Lucilla cara, questo è un fatto vero. Lucilla cara, lo so che tu hai il volto della letterata, la finezza della letterata. Diciamolo per loro, per il popolo grasso, per il popolino. Posso dirlo? Ti offendo? Ti manco di rispetto? Ciacciare in senso etimologico largo vuol dire effettivamente mettere le mani dappertutto. Oh, lo sa bene. Cos'è che hai detto? Cos'è che ho detto? Io non so cos'hai detto, Cerato. Ora gli spieghi ciaccia buraccia. Oh cazzo, adesso finisce male. Cos'è che devi spiegarmi? Alzati in piedi, alzati in piedi. Vieni, tu sai vieni. Che succederà, due ore sono su. Vai, Lucilla, Lucilla, Lucilla. Fermi, parla la matrona. Però non è tanto carina, io sto solo l'inizio. No, ti prego, avanza, avanza. Ti prego, stai per regalarmi uno dei momenti migliori che siano mai stati. Ti prego, avanza, Lucilla. Lucilla, sei anche una gran sorca, però. Ma scusa, ma aggiungo, non ho vinto. Scusa se ti ho mancato, vieni qua. Allora. Cherry, ma sì, più gente c'è, più bestie si vedono. Ascolta. Buonasera a tutti. Ciao. No, allora è una canzoncina, ma io so l'inizio e la fine. Vai. La canto? Sì, ma mi serve una sedia. Non rompere il cazzo, canta. Tu sai che hai pochi secondi, vero? Dai. Vai, 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 vai. Tu sei toscana? Sì. Sei toscana? Sì. Sei toscana, grazie. Sì. Il fatto che lei non risponda vuol dire che alla Tirrovia mischiano un alcol di qualità superiore. Oh, ma guarda che brutta cosa. Cerato. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora, o cantate o dico una cosa. Voi vi rendete conto che in questo momento siete il momento emorroidi della serata? Cioè, ci siamo rendendo conto tutti che in questo momento voi siete il momento emorroidi, quel momento fastidioso che dici va bene, ci sono, lo accetto, però non vedo l'ora che finisca. Per cui ti prego, lenisci il momento emorroidi. La canzoncina ciaccia burrata che sarebbe tocca. Anche se non sto parlando, mi sentite? No. Posso far partire gli accendini? Allora, la canzoncina ciaccia buratta sarebbe... Non so, l'inizio, la fine comunque sarebbe... La mia ciaccia... E poi sarebbe alla fine... E il cerchino c'ha il culo... E il bambino dovrebbe fare bravissimi. Vuoi dire ancora qualcosa?
Carrino, c'è il culo merdoso. Cerato dice un che figura di merda. No, perché? Perché? Ciacci, sì, pronto, dica, ha avuto senso farsi 6 ore da Rimini venire in treno a Cuneo per ospitare sul palco una toscana evidentemente incapace di intendere e di volere che se ne esce con... Mauri, dove eravamo rimasti? Ciaccia! Possiamo far finta che questa cosa sia stato soltanto un momento di isteria collettiva? Vi prego, come se tutti per una sera avessimo mangiato carne di mucca pazza che tira gli svarioni, tira le allucinazioni, poi però ci si ravvede e dice oh cazzo, no, no, non ti preoccupare, è stata la mucca pazza. Ah, ok, è stato allucinante. Luci, posso continuare? Scusami. Sì, scusa tu se ti disturbo, scusa. Passo a quella dopo, ormai non ha più senso. Ciacciare in senso etimologico largo vuol dire mettere le mani dappertutto, un cognome che al netto dell'etimologia mi lasciava poco scampo su cosa fare nella vita. Mimmo, o il borseggiatore o il maestro di fisting. Dice, ciacce, lei per cosa ha optato? Non posso dirlo stasera perché ci sono dei minori. In senso etimologico stretto, ciacciare sta a significare ficca nasale, mettere il naso negli affari degli altri. Presente sono io. Se si tratta dei cazzi vostri, sono peggio di un cane da tartufi. In confronto a me una parrucchiera è un premio Nobel per l'omertà. Facciamo un passo indietro, torniamo a quella sera di Bologna, il ragazzo che mi dice Alessandro, grazie, al netto del mio cognome, amica mia, io mi sono trovato davanti a uno sliding doors, che fare? Dargli una pacca sulle spalle e dire vai vai che ti offro un giro, oppure avvicinarsi quatto quatto e dire al ragazzo perché mi ringrazi, come ti chiami? Sapienza. Sofia vuol dire sapienza e forse ci arriveremo più tardi. Sofia, nei miei panni tu cosa avresti fatto? Quando uno è stronzo cosa avrebbe fatto? No, perché tu sei buona di cuore. Io sono merda, mi sono avvicinato e gli ho detto perché mi ringrazi? E lui, parliamo di questo lui, è un lui che per fini drammaturgici, stante la sua bontà di animo, stante la sua filantropia, stante la sua generosità, noi chiameremo Caino di merda. Giuda Iscariota del cazzo lo chiameremo. E Giuda Iscariota mi dice Alessandro grazie perché tu mi porti fortuna, secondo sliding doors di... Alessandro vattene finché sei in tempo. No, uno è stronzo e allora si avvicina e gli dice ma perché ti porto fortuna? Perché il mese scorso sono venuto a vedere il tuo spettacolo a Bologna con una ragazza matchata quel pomeriggio su Tinder. Buono, sì, buono. Voi siete match Tinder? No. Sappiamo tutti come funziona il match Tinder. Ti sei tradita col linguaggio del corpo? Sì, lo sappiamo tutti come funziona. Si fa match, il match funge già da preliminare, ci si incontra, ci si chiama, pace, amici come prima. E invece Caino di merda mi dice no Alessandro, è stato un match che mi ha detto male, perché io e la ragazza ci siamo incontrati, sì, ma tra noi non ce n'era. C'era questo clima di diffidenza, di sospetto reciproco, questa cappa grigia, questo clima Didier, questo clima Berlino Est fra di noi. Poi cos'è successo? Colpo di genio, Eureka, l'ho portata al tuo spettacolo,
La ragazza si è divertita talmente tanto, ha riso talmente tanto, che tornati a casa abbiamo sifonato. Sifonato. Mauri. Mauri, posso dirlo a te, posso dirlo? A me quello che ha offeso più di tutto, Lucilla cara, è che Caino di merda mi racconta questo aneddoto col sorriso sulle labbra, come se esistesse un tacito patto fra uomini per cui entrambi abbiamo il cazzo, tu l'hai usato per sifonare lei, quindi io devo essere felice per te. Ma io non ho sifonato lei, io non l'ho fatto, io non l'ho fatto. A me non risulta una proprietà transitiva per cui io faccio ridere te, tu poi ti picconi lei, quindi è come se io abbia picconato lei, non funziona così la matematica, non funziona. Motivo per cui mi si chiude una vena e dico, va bene Caino di merda, adesso mi paghi. Ho fatto il mercenario, ho conquistato la collina col coltello fra i denti, adesso mi paghi. Poi, per fortuna, fa capolino il mio angioletto custode sulla spalla, che mi dice, Alessandro, no dai, tu non sei mai stato un cattivo cristiano, tu sei un esempio di virtù, un buon cristiano, è vero, è vero, è vero. E mi dice, Alessandro, porgi l'altra guancia. Ed è in quel momento che a me viene in mente Papa Roncalli. Ci ricordiamo tutti Papa Roncalli? Luci, ti ricordi Papa Roncalli? E sto facendo la peggiore, il peggiore degli sbagli a sceglierti la parola. Papa Roncalli, Giovanni XXIII, il Papa buono, questo lombardo pingue, con questo naso da ubriacone, colui che affacciandosi al balcone disse: tornando a casa troverete i vostri bambini, date loro una carezza e dite, questa è la carezza del Papa. Ma adesso io, a causa di questo aneddoto bolognese, sono costretto ad aprire la parentesi Papa Roncalli dello spettacolo, rivolgermi ai ragazzi presenti in sala e dire, amici, tornando a casa, bravo, bravo. Tornando a casa troverete una ragazza che prima dello spettacolo non ne aveva mezza, ma dopo sì. Datele una sifonata e dite, questa sifonata è la sifonata di Alessandro Ciacci. Che gentilezza, siamo alla mezz'ora, di già. Fatta, oh. Ti prego. Allora torniamo a noi, dice Ciacci, c'è stato il Covid, sì, o solo per me, o solo per me. Come abbiamo affrontato questi due anni? Dopo vi cederò la parola. Io vi dico come ho affrontato i miei. Gennaio 2020, avvisaglie della pandemia, mio padre, il signor Ciacci, mi chiama in disparte e austero mi dice, Alessandro, hai visto? Pandemia globale, stanno morendo a migliaia, moriranno tutti. A titolo di semplificazione, morirai soltanto tu. Perché? È giusto che tu ti stai avvicinando al tuo momento fatale, è giusto che tu sappia la verità. E io lì lo scopro, gennaio 2020, io scopro che in realtà i genitori che io pensavo fossero i miei genitori
non sono i miei genitori, Mimmo, non ti faccio un po' pena, un po', un cicinino, un sì che lo voglio, sì che lo voglio. Questo fatto, vero? Ti ascolta, Mimmo, a me è successo così, poi dopo parliamo a fine serata. Mi dice Alessandro, non siamo i tuoi genitori, panico e paura. E mi dice no, e io lì gennaio 2020 lo scopro che in realtà sono stato rapito agli zingari. Dico papà, come, in che modo? Scopro che io in realtà sono nato 32 anni fa in un campo rom di Bratislava. Passava di lì per caso una coppia di coniugi riminesi, i signori Ciaci che, nagge nagge, approfittando di un momento di distrazione di mamma Rom, mi hanno portato via dalla culla, nascosto sotto la gonnona, abito tipico della riminese, e portato in riviera crescendomi come fossi uno di loro. Non sono uno di loro. Quanti dei presenti sono stati a Rimini ultimamente? La tentazione di chiederti perché tantissimo, mia carina. Ti chiami come e perché ci sei stata? Perché mio papà è di casa da Valsegno. Ti sono vicina, sorella, ti sono vicina. Considerate questo fatto, hanno chiesto a tutti il Green Pass? Sì, a me non hanno chiesto il Green Pass, perché Michele ha detto, cazzo, questo viene da Rimini, l'estate è finita da poco, il Covid è la cosa migliore che può attaccare qui stasera. È vero, certe malattie venere è sconosciuta la scienza che apre Dio cielo. A Rimini, dice, e come è andata in questi 32 anni? Molto male, amica mia, molto male. A Rimini, se nasci con un fisico del genere, capisci che non hai vita facile. Non hai vita facile. Mimmo nostro sarebbe eletto cittadino ad onore, gli darebbero le chiavi della città, perché è bello, è nervoluto, è affermato socialmente. Io non posso dire la stessa cosa, è evidente. A Rimini, se non hai mai letto un libro, ti guardano con sospetto. Se ti vedono uscire dalla biblioteca comunale, si toccano i coglioni perché dicono, cazzo, questo ci attacca qualcosa di brutto. Esisteva un albo dei riminesi da cui io sono stato depennato. Il sindaco l'ha scoperto, Ciacci dei nostri, tu. Mi hanno depennato perché non sono mai entrato in una palestra. Davvero, Ciacci, non si direbbe così a vederla. No, è vero, non sono mai entrato in una palestra, certe cose a Rimini non te le perdonano. Mi hanno depennato per lo stesso motivo, e questo è stato il motivo per cui ho passato male questi 2 anni, per lo stesso motivo mi ha lasciato la mia ragazza, amico mio. Voi da quanto state insieme? Mi lascia per lo stesso motivo delle palestre. Ultimamente c'erano delle avvisaglie, non facevamo altro che litigare. Voi litigate spesso? No, no. Noi litighevamo intanto per colpa dei preservativi. E qui mi rivolgo alle coppie presenti in sala. Quanti dei presenti hanno mai litigato col proprio o la propria partner per via dei preservativi? Lei si incazza, io mi incazzo. Lei si incazza perché io per risparmiare compro sottomarche scadenti. Sì, lo faccio, è vero, non me ne vergogno. Cerato non mi paga abbastanza per questa serata. In qualche modo devo pur sopravvivere, cazzo. Lei si incazza e dice perché
perché risparmi a discapito del tuo uccello? Dico cosa? Compri quelle sottomarche scadenti, Alessandro, quelle sottomarche dove dentro ci trovi quei Compton che si bucano più facilmente di Kate Richards in una giornata di pioggia. Dico cosa? Fermi tutti, adesso passa che per colpa mia, Mauri, un commercialista come si sarebbe posto di fronte al problema? Gli ho detto, no cara, se fosse per me non useremmo condom scadenti, se fosse per me useremmo tua sorella, che è diverso. Sì, invece, glielo ho detto. Ho curato il culo, mollato, cara. No, non volevo parlare di questo, anche perché altrimenti dovrei dire che il giorno prima di mollarci avevamo litigato perché io ho chiesto di fare il sesso anale a sua madre. Ora, papà ci stava, ho detto io sono aperto a nuove esperienze, mamma no, ha detto vedi di lasciarlo. Torniamo a noi, i genitori che pensavo fossero i miei genitori non hanno fatto un lavoro così perfido. Io a mio padre, al signor Ciacci Putativo, voglio anche del bene, perché innanzitutto quella persona mi ha dato le risposte giuste, al momento sbagliato, certo, di cui io avevo bisogno. Tre anni, sento all'asilo una parola di cui ignoro completamente il significato. Mauri, tu cosa avresti fatto con i miei panni? Sarei tornato a casa, avrei chiesto papà, cosa vuol dire? Cosa avresti fatto, Mauri, nei miei panni? Tomo? Lo avresti fatto davvero anch'io? Torno a casa e dico, papà, cosa vuol dire eiaculazione? Tanto biasimo, ma a Rimini negli asili pubblici vanno fortissimo su certi argomenti. Papà non si perde d'animo. Con questo sorriso un po' ludico, un po' guascone, mi dice Alessandro, questa però era facile, dai. Non ti ho insegnato niente in 6 anni della vita. Eiaculazione, Alessandro? Beh, l'eiaculazione è quando ti starnutisce il cazzo. Cioè tu hai 4 anni e ti regalano una chicca del genere. Capisci che poi arrivi ai 32, certo il 32 peggio portati della storia, ma questo è un altro discorso. Arrivi ai 32 e associ la sessualità a bronchi intasati, viso il fon liquido, Kleenex usati, non ci puoi fare niente, ma grazie a mio padre io non ho paura di morire. Come ti chiami, amica mia? Fitiana, ti prego. Come Fitus pianta? No. Qual è l'etimo di Fitiana? È composta da due nomi. Ti prego, Fiti. Il primo nome della nonna, Eana, deriva da Adriana, mia madre. È bellissimo. Tu sei questo innesto di matriarcato portentoso, Fitiana. È un bel nome. Lui si chiama Maurizio. Fate un attimo mente locale. Quanti Maurizio conoscete nella vostra vita? Beh, lui è uno di quelli. Quante Fitiana conoscete? Nessuna, lei è l'unica, cazzo, bene Fitiana, lo apprezzo molto. Hai paura di morire? Con un nome del genere di che cazzo hai paura tu? Di cosa? Fitiana è questo nome che funge da giubbotto antiproiettile, spesso 4 dita, possono anche spararti con un kalashnikov, che cazzo te ne frega? Io non ho paura di morire perché avevo 10 anni, mi sveglio una mattina, vado in salotto,
Ditemi ragazzi, cosa posso fare per voi? Parliamone, se io posso aiutare il prossimo, lo faccio anche molto volentieri. A che punto vi abbiamo perse? No, 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 c'è un veterinario in sala, signori, ne abbiamo uno. Cosa possiamo fare per voi? Tutto bene, tu conta che, come ti chiami? Giulia, tu conta che io sono entrato nel WC dopo Simone. Hai idea di che universo parallelo mi si è parato davanti? L'ho vista, ho detto, la Madonna che sorga, cosa fare? Le carano la tazza del cesso? Non dirò mai, non dirò mai cosa ho fatto, non lo dirò perché ho una dignità. L'ho leccata, Santino se l'ho leccata. Torniamo a noi, non ho paura di morire. Avevo 10 anni, mi sveglio una mattina. È tutto per voi, amiche mie. Mi sveglio una mattina, vado in salotto e trovo tutta la mia famiglia riunita che piangeva tranne nonno. Se fosse una partita, chi succederebbe? Esiste ancora tra i mortali? No, ah, non è nonno, non è. Mi avvicino da papà e gli dico, papà, dov'è nonno? Mio padre, membro del ruolo montessoriano che madre natura gli ha affidato, mi guarda con questo sorriso un po' ludico e mi dice, Alessandro, nonno, beh, nonno, nonno, è venuto a prenderselo il topino dell'ictus. Oh Madonna, è stata registrata. Cioè, tu hai 10 anni e ti dicono che la morte ha le sembianze di questo topolino che noi ci immaginiamo un po' grassoccio, un po' paffutello, tipo gas gas di Cenerentola, che nottetempo si addentra nella tua camera da letto, si avvicina al tuo cuscino, ostruisce delle arterie, però ti lascia 20 euro sotto al cuscino. Oh, oh, oh. C'è anche per me appena torno a casa stasera, c'è anche per me. Una cosa che è successa, virgola, Cuneo, virgola, dall'ultima volta che sono stato qui, ho compiuto 30 anni. Quanti under 30 abbiamo stasera, urlate? Siete tantissimi. Cerato, tu quanti anni hai? 32. Siamo coetanei. Classe di ferro. No, io non so voi a over 30, però io ho capito di aver veramente fatto il giro di boa. Ho capito che i 30 anni sono spietati, i 30 anni non perdono. L'ho capito da come festeggiati i 30 anni ho continuato a leccare la fica. Seguitemi e sono pronto a ravvedermi se sbaglio. Tu hai quanti? 20. Oh. '23, il palindromo della mia data. 32, capisci che è bellissima sta cosa. Come ti chiami? Francesco ha 23 anni. Siamo tutti d'accordo che quando un maschietto pre-30 si trova a dover praticare un cunnilingus alla sua partner, anche se occasionale,
fa quella che noi potremmo chiamare la felinide delle posizioni, ovvero noi immaginiamo tutti Francesco che ha 23 anni, si ritrova la sua ragazza stesa su un letto, probabilmente a gambe divaricate, e Francesco nostro che avanza nei confronti di quella sorca con la stessa vandanza che ha una tigre, che ha un giaguaro quando a passo felpato si ritrova ad avanzare verso il rio delle Amazzoni perché è agosto, a caldo, e lì si trova a suggere per umettare le sue falangi come una tigre, un giaguaro, e fa anche questo sguardo come a vedere se nei dintorni ci sono dei nemici. 30 anni le cara una fica è uguale, la baldanza di un felino. Ma tu vai a praticare un cunnilingus dopo i 30 anni. Lo fai in quella che io ho chiamato la posizione cunnilingus detta Michelangelo Buonarroti. Cuneo, ci ricordiamo tutti Michelangelo Buonarroti e quella sua Cappella Sistina? Sì. Come ha dipinto Michelangelone nostro quella Cappella Sistina? Dice, la cappella era talmente in alto che il buon Michelangelo si è fatto costruire delle impalcature, si è messo in cima all'ultima, steso di schiena, così ha ridosso una spanna della cupolona e così steso intingeva la pennellessa e tirava questi colpi di pennella alla cappella sopra di lui. La stessa cosa fa il ragazzo over 30, è vecchio, è stanco, non ha più voglia di avanzare tipo giaguaro verso il Rio della Plata, ormai ha dato, ha appeso la lingua a un chiodo, quindi cosa fa? Si stende sul matrimoniale sfatto di schiena e dice, amica ragazza, siediti su sopra di me. Lei si mette a cavalcioni della sua faccia e lui, come questo novello Michelangelo Buonarroti, tira questi colponi di lingua a questo suo capolavoro. Ne parlavo giusto ieri con mio frate confessore, che mi dice, Alessandro, davvero tu pratichi cunnilingus in questa maniera? Dico, sì, ho compiuto 30 anni, ne ho 32. Scopro che mio frate confessore dice, no, aborro queste correnti di storia dell'arte rinascimentali, antropocentriche, che hanno dimenticato l'importanza di Dio. Scopro che mio frate confessore è molto più vicino alle grandi avanguardie ottocentesche della pittura europea, tipo i puantilisti. Ci ricordiamo tutti, ricordi come dipingevano i puantilisti? Il puantilista, persona scrupolosa, prendeva la pennellessa, la intingeva e poi dipingeva a puntini di colore, zac, 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 tipo infilzata, tipo coltellata, ma con la pennellessa. La stessa cosa, la pratica, il leccatore di vagina alla maniera puantillista. Lo riconosci perché dà questi colpetti all'orologio cucù. Si danno due casi, uno lo fa perché è la prima volta che si trova tête a tête con la sorca e quindi dice, quanto devo lasciarla dentro sta lingua, quanto? Non è che a un certo punto bisogna pagare il parcheggio perché rimane un secondo più del dovuto? Bisogna stare molto attenti perché per questo puntino, puntino, puntino è un attimo che la puantilista ti diventa la leccata di sorca alla codice morse. Codice morse, allora io dico, ragazzi, approfittiamone, facciamo tesoro. Se vi trovate a praticare un cunnilingus che per qualche motivo
è più copioso del dovuto, che siete lì proprio come questo trogolo e voi siete questo maialone affamato, allora io dico, se si sentite che vi formicola il braccio e sta per tirare l'infartone, approfittiamo della posizione cunnilingus detta codice morse, lanciate un SOS. E allora punto punto punto, linea linea linea, punto punto punto. Ma torniamo a noi. Cosa c'è, Cerato? Sono tre quarti d'ora. Lo sa Dio dove siamo, no? Allora, arriviamo verso la parte conclusiva della serata, no? Ancora! Vabbè. Ti giuro che ti tiro una cassa, giuro che lo faccio, eh. A Rimini mi diceva talmente male che a un certo punto della mia vita ho detto, ragazzi, qui bisogna fare qualcosa, scappiamone. Prendo armi e bagagli e scappo a Bologna, vado a vivere a Bologna. Praticamente ho fatto quello che hanno fatto i gerarchi nazisti dopo la caduta del Terzo Reich. Poveri ragazzi, avevano fatto delle scelte così, un po' sbarazzini in gioventù, e si sono trovati nel merdone della storia. Quindi cosa hanno fatto? Armi e bagagli, sono scappati in Argentina, hanno cambiato nome e si sono rifatti una vita. Io ho fatto lo stesso, ho fatto armi e bagagli, sono scappato a Bologna, mi sono rifatto una vita, ho cambiato nome. Per un po' mi sono fatto chiamare Alessandro Goebbels. Funziona. Alessandro Goebbels suona bene per rendere tutto più credibile. Camminavo anche un po' zoppo come quel celebre nazistone e nessuno ha chiesto niente, nessuno. E dice, Ciacci, lei a Bologna cosa è andata a fare? Lui fa il commercialista, è qui con la sua fidanzata. Cosa vuoi che io sia andato a fare? Materie umanistiche all'università. Quanti dei presenti hanno fatto materie umanistiche? No! Ti prego, però hai trovato uno che ti ama, Alessandro Borghese, che l'ami, tu l'ami, tanto l'ami. Lui sembra Alessandro Borghese con la leucemia, è vero o no? Ale, tutto bene, cosa ci nascondi? No, io sono andato a fare filosofia, cioè proprio il grado ultimo della società. Tu cosa hai studiato, mimone nostro? E mi stupisco che tu abbia un bicipite che è della stessa circonferenza del mio girovita. No, non dovrei stupirmi. Vado a fare filosofia. Ora, io non so se qualcuno dei presenti a un certo punto ha detto, oh, do una svolta alla mia vita, vado a fare filosofia. Io l'ho fatto. Siamo tutti d'accordo che i filosofi fin dalla notte dei tempi francica. Questi non sono i tempi più indicati per fare questi starnuti e questi colpi di tosse così conoscenze. Adesso io ho l'alibi che sono di Rimini, tu che alibi hai? Questa è peste equina, non è Covid. Tutto bene? Ti faccio portare dell'acqua? Io qui servo a triangolare le ordinazioni, per cui se qualcuno vuole bere alza la mano, io lo chiedo e arriva. Torniamo a noi, siamo tutti d'accordo che i filosofi hanno perso il loro tempo sulle domande sbagliate? Io non ho perso tempo su quelle puttanate da poco, tipo c'è vita dopo la morte? No. O è come Rimini a novembre? Non lo so, parliamo dell'anima, è separata dal corpo? E se sì, quale delle due va nell'umido? Non lo so, parliamone, dialoghiamo. Non ho neanche fatto il fenomeno come tanti che si perdono nelle filosofie orientali. Quelli che in età degli anni 90 avevano comprato il libro delle risposte. Ah, li riconosci subito! Quanti dei presenti nei tardi anni 90 avevano il libro delle risposte? Lui, ti prego, come ti chiami, amico mio? Vieni qui, Harry, ti voglio molto bene.
Harry, è tutta tua. Diciamolo ai profani. Cos'era il libro delle risposte? Era questo cubotto nero rivestito in pelle sintetica con sopra scritto il libro delle risposte. Onesto, onesto, onesto. Una cosa spessa a quattro dita che era anche antiproiettile. Praticamente la foresta amazzonica disboscata per il cazzo di niente, perché le pagine erano completamente bianche, ad eccezione in basso a destra, come i cessi della tradizione. Questo già doveva farci aprire gli occhi. In basso a destra trovavi una massima buddista, una massima zen. E come funzionava? Tu pensavi a una domanda, aprivi a caso e in teoria, nella massima buddista che trovavi, c'era la risposta alla tua domanda. Una cosa talmente poco scientifica che ogni volta che si apriva il libro delle risposte a Piero Angela venivano le emorroidi, venivano! Hanno dimostrato che se si rimane con il libro delle risposte chiuso si può sentire da lontano l'eco delle bestemmie di Margherita Hack dalla tomba. Per dire quanto è poco scientifico, c'è solo una domanda a cui non risponderà mai il libro delle risposte: come ho fatto a essere così coglione da comprarlo il libro delle risposte? No, non l'ho fatto. Io mi sono dedicato su altri quesiti, quesiti della filosofia più contemporanea. Per esempio, là fuori, mentre noi siamo qui a dire cose buffe, c'è gente che perde il proprio sonno, e lo dedichiamo tutto a loro due, che si chiamano... È facile da ricordare, è molto facile e... Bellissimo, eh? Bellissimo. E lui? Federico, Alessandro e Federico. Siamo d'accordo che i filosofi contemporanei perdono il loro tempo sulle domande sbagliate, Franci? Facciamo un esempio per loro che hanno fatto altro, qualcosa che li ha portati a risolversi nella vita. Domande della filosofia contemporanea che tu mi insegni essere... Così fa?